apprezzamento a questi ragazzi a ragione su eccellenza per il calore, e poi la musica popolare contiene in sé un'umanità infinita. I grandi misteri della storia e della fede, il popolo dove non arriva sa spiegarseli con il suo linguaggio e con tutti gli strumenti che ha. Quindi il canto popolare per il Natale, soprattutto, che è un evento gioioso e che riconduce ad un'umanità profonda, è tra le voci e tra gli strumenti che riescono a spiegarlo meglio a tutti. Quindi un Natale in cui ci riscopriamo figli, in cui riscopriamo il nostro valore e la nostra umanità. È chiara una cosa, e non per guastare il Natale, che il mondo è pieno di mamme che fuggono per partorire, che cercano un posto per partorire, che devono immediatamente difendere i loro figli. E quindi noi, in questo angolo di mondo, come pezzo di umanità in cammino, ricordiamoci anche che siamo in un momento storico particolare. Erode temette per il suo trono e fece eliminare un'intera generazione. Noi forse qualche volta, nel timore di concedere qualcuna delle nostre sicurezze o addirittura qualcosa del nostro superfluo, siamo disposti a non considerare che c'è chi da bambino una vita immediatamente a portata di mano non ce l'ha. Quindi che sia Natale di pensiero, sia Natale di cuore, sia Natale di affetto, sia Natale di riflessione. Auguri, complimenti ragazzi.